Sampdoria-Lecce sarebbe stata definita una partita biscotto, non da meno Cagliari-Brescia-Palermo-Cesena, tre partite di fondamentale importanza per i giochi salvezza e la qualificazione in Europa League, non avrebbero vincitori né vinti. Per quanto riguarda Sampdoria-Lecce, a 7 giornate dalla conclusione è ancora troppo presto per non correre rischi, sia i blucerchiati sia i giallorossi non possono accontentarsi del passettino. Pare sia notevole comunque il volume delle giocate sul pareggio. De Canio entra nel campo di sua competenza, dove previsioni statistiche vengono spesso spazzate via. Ma io ho già detto la scorsa settimana il mio parere su questo tipo di atteggiamento da parte delle agenzie. Probabilmente loro non sono nemmeno persone di calcio, sono persone che guardano le statistiche, guardano i numeri, guardano le classifiche e forse possono magari pensare che il pareggio possa star bene alla Sampdoria, al Lecce, al Palermo, al Cesena, non lo so. Poi spesso ci ritroviamo con dei risultati che sconfessano questo modo di pensare. Sono sicuro per quanto riguarda il Lecce e la Sampdoria che non ci può essere nessun tipo di atteggiamento come questo paventato. Ma penso la stessa cosa per le altre squadre. A Lecce gli potrebbe, alla fine, se riuscisse ad ottenere anche un pareggio, potrebbe anche star bene. L'allenatore giallorosso non potrà contare su Ferrario, non convocato per una distorsione alla caviglia sinistra, Gustavo influenzato e Rispoli a casa per scelta tecnica. Non è escluso che il tecnico leccese decida di mandare in campo Donati, lasciando a Mesbah licenza di spingere da centrocampo in su e di allungare la linea difensiva quando attacca la Samp. In questo caso sarebbe a rischio la presenza di Giacomazzi, nuovamente disponibile dopo la squalifica, perché De Canio dovrebbe confermare Bertolacci, salvo segnali di eccessivo entusiasmo e quindi un calo di concentrazione dopo la doppietta vincente rifilata all'Udinese, ma per il centrocampista è arrivata pure la prima convocazione in Under 21 per la partita amichevole Italia-Russia in programma a Padova mercoledì prossimo. Con Bertolacci ci sarà anche Donati. Uno dei dubbi di De Canio, forse già sciolto, dovrebbe riguardare l'impiego di Giacomazzi. Se gioca il capitano resterebbe fuori probabilmente Jeddah. Pertanto il Lecce scenderebbe in campo con Rosati in porta, Donati, Tomovic, Fabiano e Mesbah in difesa, Munari, Giacomazzi, Vives, Bertolacci, Olivera a centrocampo, in attacco Di Michele. La Sampdoria dell'ex Cavasini invece dovrebbe presentarsi con Curci in porta, Volta, Gastaldello e Martinez in difesa, Mannini, Palombo, Guberti, Poli e Ziegler a centrocampo, Pozzi e Maccarone in attacco. Io ho visto una squadra non in caduta libera. Una squadra che gioca, crea occasioni, poi sbaglia, sta sbagliando tanto, forse perché magari mentre prima aveva due fuoriclasse adesso ha degli ottimi calciatori, magari può capitare più spesso di sbagliare, però è una squadra che è fisicamente in salute, corre, pressa, lotta e dà una buona qualità generale. Poi, siccome il calcio italiano è strano, come è capitato a Lecce di giocare tante volte bene, quasi sempre, e di perdere delle partite, può succedere pure agli altri, e sta succedendo anche alla Sampdoria. Ma io ho preparato la squadra e l'ho detto alla mia squadra, lo dico anche a voi, vado a Genova ad affrontare la Sampdoria convinto di affrontare una squadra che comunque ha una sua forza. Arbitrerà la partita dalle 15 Tagliavento di Terni.